Era alle muse il mondo della donazione e quando si parla di donazione si parla di un'associazione che ha tanto da raccontare non solo nella città di Reggio Calabria, non solo in Calabria ma tanto a livello nazionale, perché ha una presidente d'eccellenza che è la signora Franca Arena Tuccio, perché stiamo parlando di Adisco. Signora Franca, che cosa è l'Adisco e come è nata questa idea di portare l'Adisco nella nostra regione? La Disco è l'associazione che si interessa di far conoscere la donazione del sangue del cordone ombelicale da parte delle donne quando partoriscono. È un'associazione a livello nazionale, come giustamente lei ha detto, in ogni regione c'è la sua corrispettiva sezione regionale. In Calabria, come nelle altre regioni, ci sono le sezioni territoriali. Da noi abbiamo queste sezioni a Cosenza, a Lamezia Terme, a Locri e a Catanzaro. E come nasce l'idea? L'idea nasce 12 anni fa, oppure se vogliamo indicare il giorno in cui noi ci siamo costituiti, 13 anni fa, perché fu nel lontano 2004. E poi siamo diventati operativi nel febbraio 2005. Nasce da un'idea, posso dire soggettiva, non mi verrebbe di dirlo, però purtroppo è così. Sapevo che da noi c'è un centro d'eccellenza, un centro trapianti d'eccellenza, e aspettavo una delibera che fosse firmata a livello regionale di Catanzaro perché la banca del sangue cordonale arrivasse a Reggio Calabria. Diciamo che ci siamo riusciti, parliamo al plurale perché è il mio, diciamo, stile parlare insieme alle altre che logicamente mi hanno coadiuvato e mi hanno collaborato. Ci siamo riusciti e dopodiché sono venuta a conoscenza che esisteva proprio un'associazione proprio denominata Adisco, che è Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale, che si interessava di essere da supporto alla Banca del Sangue Cordonale, e da questa idea nasce proprio l'Adisco Calabria. Oggi perché aderire all'Adisco a distanza, ecco, dalla sua fondazione? Oggi aderire alla Disco io credo che sia un dovere civico da parte di tutti, perché la banca del sangue cordonale è un bene non solo della città di Reggio Calabria ma della regione intera. In questo momento noi tutti i nostri sforzi sono rivolti a mantenere ostetriche nei punti nascita, perché come lei sa molti punti nascita a livello, diciamo, privato sono stati chiusi, quindi c'è un lavoro veramente enorme negli ospedali e le ostetriche non ce la fanno dal punto di vista proprio materiale anche come tempo. E allora noi abbiamo delle ostetriche a Disco che hanno il compito di incontrare la partoriente, fare l'anamnesi, entrare in sala parto e seguirla e prendere il cordone ombelicale, portarlo in sala di tipizzazione e poi alla banca, che da un anno il locale della banca sono state trasferite dall'ospedale Morelli all'ospedale Bianchi Malacrino di Reggio Calabria. E quindi diciamo che siccome noi viviamo soltanto delle quote associative, che anche ha una quota veramente irrisoria rispetto alle altre delle altre associazioni, abbiamo bisogno di avere proprio questo supporto. Le soci servono proprio a questo e servono a darci anche una mano d'aiuto quando organizziamo degli eventi collaterali senza i quali noi non potremmo avere la possibilità di mantenere queste ostetriche. Cosa possiamo dire? Un orgoglio per noi, sì, sicuramente, me lo lasci dire, anche se non è proprio nel mio stile e nelle mie abitudini. E in un momento in cui non ci sono posti di lavoro, la Disco da 5 anni ne ha già messi a segno diverse. E le dico di più, che le ostetriche precedenti a queste che oggi lavorano, una all'ospedale di Reggio e una all'ospedale di Polistena, stavo dicendo, le ostetriche che hanno preceduto queste due signore sono state assunte all'interno dell'azienda ospedaliera, quindi un posto fisso in un momento in cui di posti fissi non si parla più. Buonasera a tutti e benvenuti all'appuntamento domenicale delle Muse. Questa settimana un appuntamento particolare,
perché, come voi vedete, io mi trovo al centro di due diverse realtà che si possono anche coniugare, poi lo vedremo anche stasera. Il mondo della donazione è l'appuntamento tematico che questa sera abbiamo pensato di regalare ai soci e non solo delle muse, perché ormai da 10 anni, dagli inizi, le muse sono state sempre vicine a una realtà in cui veramente quello che è il senso, no, della condivisione e, perché no, il senso anche della vita viene richiuso in una semplice parola, che è a disco. Il mondo della donazione, che è portato avanti da una realtà voluto nella nostra regione con fermezza, con anche determinazione, perché è una signora determinata, come voi sapete. Oggi parliamo della donazione del cordone umbilicale. Un saluto alla sua presidente, Franca Arena Tuccio. Buonasera. E poi parleremo del mondo della donazione attraverso anche quello che fa la disco all'interno poi della sua, diciamo, programmazione. E non a caso questa signora che voi vedete qui accanto alla signora Franca si chiama Maria Caterina Lucera ed è una ostetrica. E poi abbiamo con noi il dottore Giovanni Foti, che ci parlerà, credo, di quella che sia la realtà della Calabria Cord Blond Bank. E quindi facciamo un applauso, perché abbiamo una nuova persona che ci racconta qualcosa che spesso è lontano dalle nostre conoscenze. E poi, perché dicevo, mi trovo al centro di due diverse realtà, perché da questa parte il mondo della donazione, e alla mia destra trovate una signora che ormai qui alle Muse voi conoscete, con accanto un artista. Dovete sapere che quest'estate in quel di Catanzaro si è organizzata una estemporanea d'arte, un'estemporanea che ha un po' invaso quello che è il lungomare di Catanzaro Lido. La signora, come voi conoscete, è un'artista e una gallerista, nonché la presidente dell'Associazione Arte Club di Catanzaro. L'applauso va a Marisa Scicchitano, che è un'amica delle Muse, che è venuta appositamente questa sera. E il primo premio di questa estemporanea, e questa la dice lunga sui tempi di crisi anche in un certo senso, e ci siamo messi d'accordo e in sinergia e abbiamo pensato di fare vincere una mostra personale in galleria qui alle Muse. La mostra che vedete, il vincitore di questa estemporanea della scorsa estate, è l'artista Raffaele Santoro. E le opere sono opere che un po' circondano il nostro ambiente. Ma io do il microfono alla nostra signora Franca, perché alle nostre spalle, appena mentre la signora Franca parla, ci saranno delle fotografie particolari che ci dicono, ci raccontano un po' quello che la signora Franca con la sua caparbietà in questi anni ha fatto, e poi ci sono dei momenti che lei stessa, guardando, magari commenterà. Prego. Ogni tanto, possibilmente con la mia cervicale, devo fare i conti. Va bene, diciamo che stiamo cominciando quasi dalla fine, perché questo è il festeggiamento del decennale. Questa è l'autovettura e mi dovrei mettere lì, perché forse è meglio che non lo so. Così almeno commento quello che voi vedete. Allora, questa che voi vedete è un'autovettura, la scritta che dice tutto, e che noi a disco abbiamo acquistato nel tempo, negli anni, credo che ormai sono già 6 anni che sia stata acquistata, e che è stata sempre donata alle varie associazioni che sul territorio calabrese erano come dire, adibite al trasporto del sangue cordonale, perché la disco propaganda tutto quello che serve a fare conoscere che le donne, quando partoriscono e quando ci sono le condizioni ottimali, poi ce lo darà quel dottore Foti, quando si può veramente bancare un cordone che si dona. E la disco, stavo dicendo, ha questo compito di portare avanti questo messaggio. Lo ha fatto in lungo e largo in questi 12 anni di vita,
All'inizio, supportata dalla dottoressa Ponte, che è in sala, che è una nostra socia, e poi la inviterei qui a venire a parlare un po' della sua esperienza invece reale di questo momento. Con la dottoressa Ponte abbiamo, diciamo, girato in lungo e largo la Calabria per far conoscere questo messaggio. Come dicevo, la disco porta il messaggio della donazione, però non può assolutamente né fare analisi quando arrivano le partorienti all'interno dell'associazione dell'ospedale, né può trasportare i cordoni umbilicali. Quindi questa autovettura donata alle varie associazioni che invece erano proposte a fare questo, e l'abbiamo donato per tantissimi anni. Poi l'abbiamo data all'AVIS provinciale di Lamezia Terme, dove esiste una nostra sezione territoriale. Finito questo passaggio, da 2 anni invece l'abbiamo dato in comodato d'uso gratuito all'azienda ospedaliera Bianchi Melatrino Corelli della nostra città. E che cosa serve? Serve per trasportare tutto il plasma in genere, quindi anche sangue, anche organi, perché è l'unica, ci tengo a dire, autovettura che è refrigerata secondo quello che richiede secondo le norme del servizio nazionale. Quindi non è un'autovettura qualsiasi, è un'autovettura dove si può trasportare tutto quello che si tratta di organi umani. E questo, come stavo dicendo, è la parte finale in cui io così simbolicamente consegno un assegno che poi si vedrà nel tempo di quanto sarà, perché l'ultima serata era la festa per la vita, festa che è stata diciamo inaugurata fin dal primo anno della nostra attività. I proventi, piccoli proventi, perché chiaramente una cena costa, quindi qualche piccolo aumento sulla quota, serve per in questo momento dare la possibilità a due ostetriche, di cui una è qui sul parco insieme a noi, ad esercitare la sua attività all'interno dell'ospedale, una a Reggio, l'altra a Polista in questo momento. Ma noi da 5-6 anni che facciamo soltanto questa attività, consentire alle ostetriche di dare la loro disponibilità perché il cordone venga raccolto. Prima non esisteva tanto questa necessità, perché i centri di raccolta erano tanti, c'era Merito, c'era Villa Aurora, c'era il Policlinico, Villa Elisa, Polistena, e quindi le partorienti venivano dislocate nei vari posti dove decidevano di partorire. Erano tutti punti nascita che erano stati formati dalla Calabria Cord Blood Bank, di cui abbiamo il giovane rappresentante. Mi piace che su questo palco ci sono i giovani, questo a significare che il testimone è prima o poi, molto prima che poi, dobbiamo proprio cederlo. E siamo felicissimi, chiaramente noi anziani, come ci definiamo, perlomeno io, come mi definisco chiamare, con l'esperienza siamo sempre disponibili a qualsiasi consiglio ci venga chiesto. Detto questo, queste sono fotografie che voi vedete di una festa un po' più in grande, perché proprio questa rappresentava il decennale, il nostro decennale. Quindi è stato un anno particolarmente ricco di eventi, sono stati premiati tutti i centri di raccolta che hanno raccolto il sangue e soprattutto dove si sono raccolti i cordoni umbilicali che poi sono partiti per andare all'estero. Dottore Foti poi ci dirà nel tempo quanti ne sono andati, mi pare sui 30, se non sbaglio, 30-31, qualcuno magari me lo perdo strada facendo, però questo cosa significa? Che attraverso delle attrezzature che l'UNESCO in questi 10 anni ha fornito alla banca del sangue, ce n'è una in particolare che si chiama Dry Shipper. Questi cordoni umbilicali già congelati possono
viaggiare e stare fuori congelamento, diciamo, fino a 24 ore. Tant'è vero che uno dei cordoni umbilicali è andato in Australia, se ricordo bene o male. Quindi capirete l'importanza che la DISCO ha avuto in questi 10 anni. Quindi informazione prima di tutto, informazione nelle scuole. Mi piacerebbe se mi avvicini questo, che ci sono articoli dei giornali, che forse io mi ricordo, forse ci sono andando avanti meglio, però sì, forse meglio di quello che devo dire. E quindi, allora, informazione nelle scuole, il lungo e largo col dottore Mancini. Guardi, signor Franco, tra i giornali che lei ha dato ci siamo pure noi, quando abbiamo parlato. No, ma voi ci siete ancora prima di questo notturno delle museums, perché voi siete stati tra i primissimi, quindi immagino verso l'anno 2006, per sì, esempio. Sì, sì, sì. Ecco, sì, che sì, lei mi ha telefonato, sono venuta qui, ho parlato di Adisco, chiaramente sembrava anche un acronimo un po' strano da dire. E onestamente, cosa vi devo dire? Che e qualche religioso dell'epoca un po' con me disse: ma di che parli, di che, insomma, perché all'epoca ancora la Chiesa aveva un atteggiamento, no, parliamo, no, diciamo proprio, qui c'è un articolo c'è un articolo che io voglio dire, quando io ho invitato il vescovo Milito, mi pare che è stato anche un ospite molto Monsignor Milito, una persona molto attenta. Eccolo qui, signora Franca. Ecco qui, ecco, e lo dice: la cultura della donazione, una sfida senza sostegni. Questo è importantissimo, perché il vescovo mi ha chiesto come si pone la Chiesa Regina nei confronti della DISCO. Io, con la mia solita schiettezza, che tante volte può sembrare anche un po' forte, però in verità, innanzitutto, quando mi si viene chiesto una cosa, io devo rispondere. Io ho risposto: è inesistente la Chiesa Regina. Non hanno mai voluto pubblicare sull'Avvenire di Calabria, che le conosce molto bene, un articolo riguardante la Chiesa. Allora, non è che la Chiesa sia contraria, perché non vorrei essere fraintesa. La Chiesa non può essere contraria, perché è da qualcosa che viene buttando, perché il cordone umbilicale viene buttando, se non viene raccolto, ma come diceva Monsignor Sgreccia, che era il presidente della Prima Pontificia della Vita, che è stato uno dei primi relatori qui, che è stato a Reggio Calabria, invitato dalla Disco Calabria, disse: mi piace pensare che il buon Dio ci ha donato di un... di un contenitore salvavita non senza buttare. Quindi quel contenitore salvavita, se non viene raccolto, viene buttato, non serve a niente. Altra cosa è, questo mi piace spenderlo, professore Rivoti, questo per informazione, altra cosa è la Chiesa che è contraria all'utilizzo degli embrioni. Perché ci fu un periodo che, lo devo anche dire, al Consiglio europeo, su proposta di un, adesso mi ricordo se il ministro della sinistra, proponevano di utilizzare queste embrioni per la ricerca. Naturalmente voi sapete che l'embrione per la Chiesa cattolica è una vita, e quindi impiantato nell'utero giusto nasce un bambino. Quindi la Chiesa cattolica non può essere d'accordo affinché si utilizzi l'embrione per la ricerca, e quindi quegli embrioni rimangono congelati, sono tanti piccoli esseri umani, ci auguriamo che non li facciano fare una pessima fine, non lo sappiamo, no, no, perché sono congelati. Detto questo, la Chiesa grande interesse per portare avanti. Ora io desidero spendere due parole, parliamo di Adisco, ormai tutti sapete quello che abbiamo fatto, significherebbe anche un autoradare l'associazione. Io intanto ringrazio le socie, che ce ne sono parecchie stasera qui in sala, socia Adisco, senza la tua presenza fin dall'inizio non avremmo potuto fare niente, noi dall'inizio siamo stati circa 200, poi oscilliamo sempre 200, 180, 160, gente che va, gente che viene,
Aderire alla DISCO c'è la libertà più totale e più assoluta, perché è qualcosa che si fa volontariamente, quindi non troverete mai la Presidente, che in questo momento sono io, ma che spero presto di essere sostituita, che vi tartassa, che vi fa una specie di stalking, e iscriviti all'associazione DISCO, iscriviti all'associazione DISCO, anche se si paga 25 euro normale, oppure 50 sostenitore all'anno. Non lo troverete mai, perché è una cosa volontaria, chi vuole aderisce, chi non vuole non aderisce, non c'è bisogno che ci siano grandi titoli né onorifici né di studio, niente, soltanto la buona volontà di sostenere un'associazione che si sostiene solo con questo e con le attività collaterali che noi inventiamo, per esempio un sorteggio, per esempio un burraco, per esempio la festa della vita, che è diventato ormai un classico. E quindi le socialisco cosa devono fare? Impegnarsi a vendere qualche biglietto, certamente, perché altrimenti noi non siamo capaci di coltivare la moltiplicazione dei pani e dei pesci. E allora la nostra impegno in questo momento, allora abbiamo ritorno indietro, abbiamo supportato la banca del sangue cordonale con tutto quello che hanno avuto bisogno, abbiamo anche sostenuti fin dall'inizio, la dottoressa Ponte se lo ricorderà sicuramente, anche i viaggi a Roma per andare ai vari convegni, perché logicamente loro non avevano nessun provento che li sostenesse, e l'autovettura importantissima. E quindi adesso le ostetriche, servono le ostetriche nei punti nascita, a noi ci vengono richieste continuamente. Adesso quando lei darà la parola a Caterina, abbiamo di là l'impegno che hanno, perché anche se i medici sono d'accordo alla raccolta del sangue, proprio materialmente non ce la fanno. Allora qual è l'appello che io voglio fare stasera, in questa mia prima tornata, perché immagino che poi mi darà la parola, che ho parlato già troppo. Sostenetela la DISCO, sostenetela, non lascia perdere da chi è rappresentato, chi è il consiglio direttivo, le presidenti passano, voi dovete sostenere un'idea, quando vi associate ad un'associazione si sostiene l'idea, è vero signora? E cosa ne dice? D'accordo, vedo che lei annuisce, quindi mi conforta che nel mio dire è d'accordo con me, sostenete l'idea, perché l'idea è quello che va avanti. Camminano sulle gambe degli uomini, ci sono quelli che lo sanno fare meglio, quelli che lo sanno fare meno bene, ma logicamente chi si prende in carico di portare avanti un'associazione credo che abbia tutte le buone intenzioni in questo mondo. Quindi sostenete la DISCO, se vi offrono un biglietto per un teatro, per una no, cena noi non le facciamo, se non quella della vita, non facciamo giri di pizza, cose varie, no, queste non le facciamo. Non lo so, adesso parecchi artisti mi hanno dato la possibilità di avere un loro quadro, quindi da oggi fino ad ottobre le soci a DISCO venderanno questi biglietti a 5 euro ciascuno, ci saranno in palio 4 quadri con 4 firme piuttosto notevoli, e io do tutto il tempo perché le persone devono essere con calma avvicinati e spiegare e sapere per quale motivo loro spendono quei 5 euro. Allora, da oggi ad ottobre, cari socialisti che siete presenti in sala, sappiate che fra qualche giorno vi arriverà qualche blocchettino. Chiaramente lo potete anche rifiutare, su questo non c'è dubbio. Ma io spero che nessuno lo rifiuti. Grazie. Grazie signora Franca. E non a caso, ecco, quando si parla, ecco, che cosa si fa poi con questi proventi, eccetera, abbiamo voluto fortemente come testimonial parlante, perché è vero che si lavora attraverso, io per esempio sono anche un socio, quindi insomma cerchiamo ognuno per quello che possiamo, e abbiamo voluto fortemente la presenza di Maria Caterina Nucera, che è un'ostetrica, per vedere proprio fattivamente il passaggio che avviene dalla DISCO alla identificazione, perché c'è un'identificazione che viene fatta sicuramente dell'ostetrica, e quindi ci racconti, ci possiamo dare tu, perché eravamo compagni, abbiamo scoperto, eravamo compagni di scuola alla scuola media, quindi anche c'è questa, ci puoi dire come diciamo, si svolge la tua attività,
da quando hai avuto l'incarico, tra virgolette, nell'ambito della Disco, e qual è proprio il tuo ruolo in maniera attiva e fattiva, perché dobbiamo cercare di capire come funziona questo campo e questo settore. Prego. Allora, buonasera a tutti, sono l'ostetrica Maria Lucia Caterina, responsabile della donazione del sangue del cordone ombelicale. Innanzitutto mi permette di ringraziare la mia presidente Adisco, Franca Renatuccio, per la fiducia, riconfermandomi la borsa di studio. Vorrei ringraziare la dottoressa Bucci, che oggi non c'è, Giulia Bucci, responsabile della banca cordonale, con la sua equip. Mi sostiene e mi supporta nella donazione. Ho svolto la mia attività per 2 anni e mezzo presso la clinica Villa Aurora, fino alla sua chiusura, fino alla chiusura appunto nascita, raggiungendo un ottimo risultato con un'ampia casistica di bancaggi per uso trapiantologico e con un alto numero di pazienti sensibilizzati alla donazione e riuscendo a convertire ad una donazione solidaristica chi era orientato ad una diversa conservazione per uso personale. Quindi attualmente io svolgo la mia attività di ostetrica Disco presso l'unità operativa complessa della diostetrice ginecologia dell'ospedale Luigi Bianchi Melanini Monelli, dove il mio impegno è aumentato proprio per un maggior numero di utenza, con un riscontro positivo. Quello che ho da dire è questo, che è fondamentale dare un'ampia informazione alle partorienti per renderle consapevoli del valore della donazione. E quello che io faccio quindi è informo le mamme, spiego tutto quello che riguarda la donazione, quindi come avviene, i criteri di esclusione, come avviene e perché si fa. Quindi, come ti vedono le mamme quando tu vai ad informarle? Certo, forse un tempo diventava un argomento, ma oggi come reagiscono? Allora, in cui sono comunque informate, assolutamente la maggior parte sono informate, già informate perché con questo internet poi hanno una veramente sono motivate, quindi loro sono assolutamente positive, anzi spesso quando c'è un criterio di esclusione loro proprio rimangono male, proprio perché non possono donare, perché quando c'è una patologia loro non possono donare, no? Perché è chiaro che queste cellule vengono congelate per poter essere trapiantate in un soggetto, diciamo, malato, no? Si curano le malattie, diverse malattie. Quindi la mia esperienza è assolutamente positiva, assolutamente io sono in stretto contatto con le mamme, non c'è nessun timore, nessuna paura. Chiaro che dipende anche dalla cultura, insomma, a volte le mamme non conoscono, no? Quindi l'informazione è fondamentale. È una cosa che tu fai dal momento in cui accettano, diciamo, nella pratica praticamente. Allora io consegno la modulistica, informo le mamme innanzitutto di tutto il percorso, consegno la modulistica e al momento del ricovero loro ci consegnano la modulistica, quindi il questionario e i dati anagrafici, li inseriamo in cartella. Al momento del parto, pronti con la sacca cordonale, noi appena ci rendiamo conto che il cordone è sufficientemente, no, possibile prelevare, quindi noi preleviamo questo cordone e facciamo un prelievo ematico alla mamma e mandiamo tutto con le firme, con tutto quello che ci richiede la modulistica, lo mandiamo subito al nostro biologo qui sotto la banca cordonale. E una volta che viene appunto prelevato, il passaggio di competenza di chi? I corrieri, noi abbiamo dei corrieri che sono i volontari, no? Quindi c'è tutto dietro. Sotto, e diciamo che il quinto piano siamo noi, giù, sono, a volte lo porto anche io, cioè non è un problema questo. Comunque ci sono i corrieri che sono volontari che si occupano del trasporto, diciamo, delle sacche giù nella banca cordonale. E il tuo lavoro è un lavoro costante ogni giorno? Ci sono delle ore? No, io sono tutte le mattine lì, diciamo il pomeriggio no, però comunque tutte le mattine sono presente, disponibile per chiunque voglia dei chiarimenti, dei dubbi, qualsiasi.
qualsiasi cosa, io sono a disposizione. E questa esperienza a Disco che cosa ti ha dato rispetto insomma al tuo lavoro? Perché lo sei estetica, quindi però sì, c'è un valore aggiunto forse, no? Beh, il valore della donazione, io mi ricordo un congresso che abbiamo fatto, da una nuova vita nasce una speranza, è vero, è una realtà vera, quindi donare è importantissimo perché veramente si salvano delle vite, delle persone affette da patologie gravi. Grazie. Un applauso, grazie, perché questo è il senso, no? La parte pratica di quello che avviene. Beh, qui il signor biologo però a questo punto, il nostro dottore ci deve un po' dire, mi pare che ha portato anche una... Sì, ho portato delle diapositive per diciamo fare una panoramica sull'attività della banca e alcuni dati recenti degli ultimi cordoni inviati per trapianto. Tempo di conservazione? Il tempo di conservazione al momento è circa 20 anni, questo perché le banche del cordone sono relativamente giovani, quindi man mano che gli anni passano possiamo validare anno dopo anno la vitalità e la qualità delle cellule staminali conservate. Al momento sono 20-25 anni. Scusa dottore, ma queste cellule staminali vengono applicate solo nelle malattie leucemiche, voglio dire nel sangue, nei linfomi, oppure altre forme tumorali, tutte le forme tumorali? No, c'è un campo di allora ristretto. Diciamo, sono le cellule staminali sia dal sangue cordonale che da altre sorgenti, perché diciamo la sorgente più antica e più ricca di cellule staminali è il midollo osseo. Qui c'è la dottoressa Ponte che è anche in sala, che si occupa appunto di questo. Diciamo che la nascita delle banche del cordone e delle cellule staminali da cordone è per dare un'ulteriore opportunità a un paziente nella ricerca di un trapianto, perché poi si parla di compatibilità, quindi non è facile trovare un trapianto. Quindi leucemie? Maggiormente leucemie e qualche malattia diciamo genetica, come la beta talassemia anche può essere utilizzata. Ultimamente vengono utilizzate anche per bambini affetti da sindrome di Down, ma non per curare la sindrome di Down, ma perché i Down potrebbero sviluppare delle patologie genetiche come anche delle leucemie, hanno una probabilità maggiore rispetto a un'altra persona. Grazie. Allora, il materiale che lei ha portato, il suo lavoro, come si svolge, che cosa fa? Sì, prego, si può dire a chi fa aprire la cartella, non c'è problema. Allora, vediamo un po' il suo... Ecco qui. Ecco, nel frattempo ringrazio la Presidente Disco, porto i saluti della dottoressa Lucci che per gravi problemi familiari non è potuta essere qui questa sera. Allora, ho portato un PowerPoint. Ok, la presentazione. Allora, innanzitutto facciamo una chiarezza sul tipo di cellule staminali che noi andiamo a trattare e a manipolare. Si può sedere così vedono tutti dietro, purtroppo. Prego, sono alto. Si parla di cellule staminali emopoietiche, quindi ritornando al discorso anche della Presidente Adisco, che la Chiesa magari ha qualche dubbio o a riservo, non si parla di cellule staminali embrionali, ma si parla di cellule staminali emopoietiche, che sono tutt'altra cosa. Sono delle cellule già tra virgolette adulte, quindi non si tratta di niente. Da un punto di vista etico non c'è nessun problema. La, diciamo,
il vantaggio e la proprietà principale delle cellule staminali emopoietiche è quella di poter, diciamo, rigenerarsi continuamente e di poi di differenziarsi nei vari elementi figurati del sangue come i globuli bianchi, i globuli rossi e le piastrine, e andare a ripopolare il midollo osseo di un, diciamo, un paziente che ha una patologia. Queste cellule staminali emopoietiche prendono il nome di CD34 positive perché da un punto di vista istochimico vengono identificati con dei marcatori che è appunto il CD34. La sede principale della cellula staminale nel nostro corpo è il midollo osseo, è la sede più ricca, e recentemente, negli ultimi 20 anni, è stata, diciamo, trovata questa quantità di cellule staminali anche nel sangue cordonale. Ritornando al discorso della signora, quali malattie è possibile trapiantare? Sono generalmente le più diffuse sono le malattie comunque ematologiche, quindi quelle che riguardano le malattie del sangue, ma non soltanto leucemie e linfomi, ma anche anemia di Fanconi, emoglobinopatie e errori congeniti del metabolismo. La nascita delle banche del cordone è stata, diciamo, favorita dal fatto che un paziente che ha necessità di trapianto non è facile trovare un midollo compatibile. Soltanto, diciamo, il 30% dei casi si riesce a trovare un midollo compatibile, nel 70% dei casi invece bisogna trovare altre fonti. Come anche il sangue aferetico è incluso il sangue cordonale. Noi facciamo capo a un registro nazionale che ha sede a Genova, al Gallieri di Genova, dove noi inseriamo giornalmente tutte le unità che noi andiamo a criopreservare. In seguito a una serie di esami per far sì che le unità siano idonee al trapianto, poi vengono esposte ai registri mondiali e possono essere visualizzate e ricercate dai centotrapianti di tutto il mondo. Questo è appunto il registro donatori di midollo. Il primo trapianto di sangue cordonale è stato fatto nel 1988 ed è stato fatto a Parigi su un bambino affetto da anemia di Fanconi. Ancora la sorellina è nata e sta bene, ha circa 40 anni, 50 anni. Questa è noi la banca del sangue cordonale che ha sede a Reggio, ed è l'unica in Calabria, fa parte di una rete nazionale che è l'Italian Cord Blood Network, che è costituita da 18 banche nazionali. Lo scopo delle banche è quello di raccogliere, manipolare e caratterizzare le cellule staminali e poi criopreservare e rilasciare ai centri di trapianti che lo richiedono. Siamo sotto il controllo del Centro Nazionale Sangue e del Centro Nazionale Trapianti che ci controllano, ci ispezionano per mantenere sempre alta i livelli di qualità della nostra attività. Ritornando al discorso di prima, un paziente che ha bisogno di un trapianto, i tempi di ricerca quando si interroga il registro donatori sono di circa 1 o 2 settimane, nel caso si trovi all'interno del se è compatibile un fratello o una sorellina per trapianto, 3-4 settimane per quanto riguarda il cordone, mentre per un donatore non familiare si arriva anche a 6 mesi. Quindi i vantaggi dell'uso del sangue cordonale sono molteplici, sono innanzitutto è semplice e innocua per la madre e il neonato il prelievo. Tutte le donne sono potenziali donatrici se non sono affette da determinate patologie, se è ben chiara l'anamnesi del familiare, della mamma e del padre.
e poi successivamente se il parto poi sicuramente l'ostetrica è più preparata di me in questo senso. Se il parto è, diciamo, complicato, se il cordone è corto, se è secco, questo sono anche criteri di esclusione che poi non fanno sì che il cordone possa essere raccolto. Dottore, posso fare una domanda? Serve solo per le leucemie o anche per altri tumori? Per tumori che riguardano il sangue e malattie che riguardano il sangue. Per cura di altri tipi di tumore al momento non viene utilizzato, ma non viene utilizzato nessun tipo di cellula staminale. Questa è un fumo negli occhi che le banche del cordone private danno alle donne, illudendo la possibilità di curare diverse malattie. Ad oggi no. Fra 30 anni, fra 40 anni è possibile, ma sicuramente se sarà possibile anche la banca pubblica le utilizzerà. Ok, grazie. Un altro vantaggio, ritornando dell'uso del sangue cordonale, è il grado di compatibilità fra cordone e paziente. Mentre per il midollo osseo la compatibilità deve essere del 100% fra donatore e ricevente, nel sangue cordonale, poiché le cellule staminali hanno un grado di immaturità a monte rispetto a quelle del midollo, la compatibilità fra donatore e ricevente può essere anche del 70%. Quindi è molto più, la probabilità di trovare un donatore è molto più alta rispetto a quella del midollo. Diciamo la fase che un paziente va al trapianto è quella di, sia che si tratti di cellule staminali da cordone o da midollo, il paziente viene sottoposto a una massiccia chemioterapia e radioterapia. Questo ha lo scopo di azzerare completamente il midollo osseo. Ecco perché il paziente è molto vulnerabile a qualsiasi infezione. Quindi una volta che viene trattato con chemioterapia e radioterapia e il paziente viene definito condizionato, viene effettuato il trapianto, che sia di cellule staminali da cordone o che sia da midollo, per ricostituire il paziente. Gli svantaggi dell'uso delle cellule staminali da cordone è la quantità di cellule staminali che sono contenute in esso rispetto al midollo. Ecco perché chiediamo ai ginecologi e soprattutto alle ostetriche di raccogliere grossi volumi di sangue cordonale, perché maggiore è il volume, maggiore è il numero di cellule staminali contenute al loro interno. Questo perché il Ministero e gli standard internazionali hanno dato dei limiti di bancabilità per le cellule di sangue cordonale, che è di superiore a 1 miliardo e 500 milioni di cellule total nuclear cell. Quindi tutte le unità che arrivano a noi sono al di sotto di questo valore, non possono essere criopreservate. Perché una quantità insufficiente di cellule staminali non è in grado, non ha la potenza di attecchire nel paziente e di ricostituirlo, come abbiamo visto prima. La ricerca del sangue, delle unità di sangue cordonale avviene alla stessa maniera del donatore di midollo. Il vantaggio è quello che il sangue cordonale è pronto all'uso. Abbiamo rilasciato dei cordoni anche in una settimana in urgenza per bambini affetti da leucemia, mentre per il midollo i tempi si allungano notevolmente, innanzitutto perché si deve richiamare il donatore che magari ha dato la disponibilità a donare 3-4 anni fa, 5 anni fa. Quando viene richiamato, al momento serve veramente, il donatore ha avuto un'infezione,
il donatore non è più disponibile, il donatore è all'estero e non si rintraccia. Questo quindi è un grosso svantaggio del midollo, quello di non, magari un paziente trova il compatibile, però quello non è più disponibile, mentre il sangue cordonale è criopreservato e pronto all'uso. Abbiamo parlato della dose cellulare, che è di 1 miliardo e 500 milioni di cellule, e che la compatibilità, che prende il nome di HLA, deve essere anche inferiore al 100%, anche del 70%. Noi caratterizziamo tutte le unità che arrivano in criobanca, facciamo una conta delle cellule nucleate totali, una valutazione qualitativa e quantitativa delle cellule staminali, quindi valutiamo la vitalità, le mettiamo in coltura per tra virgolette mimare l'attività delle cellule staminali all'interno del midollo. Facciamo uno studio delle emoglobinopatie, uno screening infettivologico sulla madre e lo testiamo anche per il test della sterilità, perché devono essere delle unità completamente sane e sicure per il paziente. Questi sono i rilasci che noi abbiamo fatto, sono arrivati a 27 unità rilasciate in tutto il mondo. Vengono utilizzati sia per persone adulte che per bambini. Inizialmente si pensava che le unità di sangue cordonale fossero utilizzate soltanto per i bambini, questo non è vero, perché oggi vengono utilizzate anche da due unità cordonali per aumentare la dose cellulare o una unità cordonale con il midollo, quindi la ricerca è andata avanti e si può utilizzare a qualsiasi, diciamo, a qualsiasi età. Tra l'altro notavo la differenza dell'età che ci sono, sì, cioè dei grandi sbalzi da 2 anni a 49 anni. Anche nel 2013 da Polistena verso l'Istanbul 8 mesi, un bambino di 8 mesi affetto da una leucemia acuta. O da 5 fronti addirittura a Basilea, cioè insomma, ci sono dei percorsi strani, tra virgolette, dal punto di vista fisico. Parliamo di... Questo, diciamo, l'aereo che viene immaginato è appunto l'invio di queste unità è reso possibile grazie al Dry Shipper che ha donato la Disco, che è in pratica un congelatore ad azoto piccolo che contiene un'unica unità, in modo tale che arrivi al centro trapianti in Australia o in altro posto del mondo con le stesse caratteristiche che è stato congelato qui. Diciamo calorettiche, tra virgolette, sì, fosse... di temperatura, poi tutto c'è un controllo della temperatura durante il viaggio, se questo congelatore è stato capovolto oppure no, è tutto sotto controllo. Quindi per noi è anche un motivo di vanto, perché insomma la Stella Calabria ha questa banca, sì, che poi diffonde in tutto il mondo, è globalizzato in un certo senso il messaggio, perché e come mai, una domanda che non vuole andare contro la Calabria, vuole essere, come mai c'è solo la banca in Calabria e non ci sono altre banche? Per un problema di tipo logistico, allora, qual è la condizione? È in rapporto alla popolazione. Infatti di recente sono stati accorpate delle banche a Roma erano presenti due banche del cordone, ma effettivamente per una questione di costi le due banche nella stessa città è uno spreco economico, quindi hanno il Centro Nazionale Sangue e il Centro Nazionale Trapianti optato per questa politica di mantenere una o due massimo banche all'interno della regione. Chiarissimo, anche per capire un po' le dinamiche. Questa, la banca di Reggio, quindi la banca calabrese, è stata la prima banca per indice di rilascio nel 2015 questo dato è stato riconfermato nel 2016. Questo è un vanto per la Calabria, perché non si deve parlare sempre di mala sanità e di problemi, ma diffondiamo anche le cose positive che avvengono nella nostra regione.
questo vediamo ancora il trash, ecco, che parlavamo, parlavamo prima, se la dottoressa, la dottoressa Pucci, la temperatura che deve mantenere è di meno 190 gradi centigradi. E di questi contenitori quanti, quanti ne possedete? E di questo uno solo, quello donato dalla, dalla disco. Ah, e mentre di primo contenitore che poi avanti vedremo i nuovi locali della banca, sì. Ne abbiamo sette contenitori. Dottore, mi scusi. Prego. In quale momento preciso della nascita avviene la raccolta? Cioè voglio dire, appena è stato reciso, questo glielo chiedo perché in una slide precedente c'era scritto nessun pericolo per la mamma e per il bambino. Esatto. Quindi perché ci dovrebbe essere un pericolo? Perché si possa pensare a una cosa del genere? Perché molte donne, diciamo, la gravidanza è un periodo particolare di una donna, un periodo di particolare anche da un punto di vista emotivo, quindi tutte le attenzioni sono giustamente per il proprio bambino. La presenza di un ago o di qualcosa di, che va oltre la, il normale parto potrebbe dare qualche, qualche problema. Ecco perché noi sottolineiamo questa cosa. La donazione viene fatta nel momento in cui il cordone viene reciso, quindi mamma e bambino stanno bene, il cordone viene preso e viene spremuto con il sangue al suo interno, quindi è completamente tranquillo. Volevo chiedere io, nonostante la compatibilità, no, perché ci deve essere una compatibilità per poter godere e sfruttare queste cellule staminali, i rischi di rigetto in che percentuale ci sono? Questo forse non ho detto, mi è sfuggito. Rispetto al midollo, poiché il sangue cordonale è una, ha un pannello immunologico, quindi degli anticorpi più immaturi rispetto al midollo, il rigetto del trapianto è inferiore, la probabilità di un rigetto è inferiore, è inferiore al cordone rispetto al midollo. Questa è una bella cosa. Sì. Bene, questo grazie. È uno dei vantaggi. Una mamma può congelare il proprio cordone per un successivo, per il figlio che nasce, oppure per gli altri fratelli che dovranno nascere, oppure che ha già? Allora, questo è un confine che deve essere ben chiarito. Allora, la conservazione del sangue cordonale per uso proprio, se non è presente nessuna patologia, in Italia non è possibile. Per cui quando nel nato il bambino è sano, diventa poi pubblico. Sì, per la comunità, per aiutare il prossimo. In Italia è possibile raccogliere a pagamento e inviare alle banche private all'estero. Al momento, ad oggi non è stato mai utilizzato un cordone di questi, anche perché una volta conservato questo cordone e il bambino svilupperà una patologia nel futuro, esatto. Anche le cellule del cordone conservate che hanno lo stesso assetto cromosomico, la stessa la genetica del cordone non verrebbero utilizzate perché è presente la patologia anche nel sangue conservato. Ah, quindi non ha un utilità. Il momento che viene conservato sarà analizzato la legge in Italia è possibile fare la donazione dedicata. La donazione dedicata, se nella famiglia è presente una patologia che è possibile curare scientificamente accertata con le cellule staminali, allora in quel caso gratuitamente è possibile conservare per il fratellino o la sorellina il cordone sanguigno, tutto gratuitamente. Infatti anche noi abbiamo circa 90 cordoni criopreservati dedicati proprio per diciamo non privati ma motivi per motivi familiari. Se una mamma vorrebbe, se un figlio che già è ammalato e mette in atto una gravidanza che magari non era, sì, esatto, potrebbe essere congelare, sì, per il, sì, fratellino, sì, sì. Ma di solito è sempre compatibile il cellule staminali no, con no,
quantomeno può essere compatibile al 50%. Può essere compatibile anche al 100%, però minimo il 50%, perché essere un fratello può prendere dal padre il 50% del padre, quindi può essere. Dottore, questo certificato che cosa è? Allora, questo diciamo sono, come dicevo prima, i tipi di donazioni che possono essere fatti. La donazione allogenica, che è quella che serve per aiutare chi ha realmente bisogno in questo momento, quella che deve essere supportata, che supporta la DISCO. La donazione dedicata, che abbiamo visto, se nella famiglia è accertata la presenza di una patologia che può essere curata con le cellule staminali, e la raccolta, soltanto la raccolta autologa, quella a pagamento, può essere fatta, purtroppo io dico, questa è una mia idea, viene fatta a pagamento e poi mandata alle banche private all'estero. All'estero sono le banche private. In Italia no, in Italia a San Marino, perché è considerata... questo diciamo, è il percorso della banca cordonale, sì, che abbiamo fatto nel 2006, iniziato dove io ancora non c'ero, sarà dal 2010, io ero alla banca del cordone, dove c'era la dottoressa Pontari, la dottoressa Pucci. La dottoressa Pontari è stata diciamo una delle mie guide, perché io mi sono laureato, ho fatto la tesi alla banca del cordone, è stata, la dottoressa Pontari è stata la mia relatrice. Quindi la ringrazio nuovamente per l'esperienza e l'insegnamento che mi ha dato. Questi sono una serie di certificati di qualità che noi abbiamo, quello regionale, quello del Centro Nazionale Sangue e Nazionale Trapianti, e noi vorremmo andare al massimo delle certificazioni, che è la certificazione FAT. Dove in Italia sulle 18 banche soltanto 4 banche la possiedono. Stiamo lavorando per ottenere questa certificazione. Questi inizialmente la banca del sangue cordonale era all'ospedale Morelli di Reggio Calabria. Questi sono i nuovi locali della banca del cordone, dove sono presenti due laboratori certificati. Con un sistema di filtri non permettono l'ingresso di particelle dall'esterno, quindi il massimo della sterilità. Queste sono la dottoressa Marcuccio, che è un'altra biologa della banca, e la dottoressa Surace, che è il tecnico di laboratorio all'opera. Questo, come dicevo prima, sono i contenitori ad azoto dove sono conservati le nostre unità, sono circa 1000 unità conservate. Per manipolare queste unità, una volta in azoto, si devono utilizzare dei dispositivi di protezione, perché l'azoto è altamente ustionante, pensate che sono meno 190 gradi centigradi, quindi poi è un gas inodore, incolore e asfissiante, quindi c'è tutto un sistema di monitoraggio dell'ossigeno, della temperatura, dell'umidità, perché è abbastanza pericoloso, diciamo, magari una fuoriuscita di azoto, oppure ci sono un sistema di telecamere dove ci sono due addetti che controllano l'ingresso durante il nostro lavoro all'interno della criobanca. Questa è una foto del contenitore all'interno. Gli elevati standard di qualità, come detto prima, ambiamo al massimo della certificazione. Cosa deve fare la mamma per donare il sangue del cordone? Innanzitutto deve essere convinta di poter aiutare chi ha bisogno. Dopodiché è molto semplice, noi forniamo alle ostetriche, a tutti i centri di raccolta, che sono 15 in tutta la Calabria, sia il kit di raccolta che tutta la modulistica, con senso informato, anamnesi, che viene diciamo compilata durante la gravidanza. Non tutte le unità abbiamo detto che sono idonee al trapianto, però noi non dobbiamo buttare niente. Quindi
10-15% di unità vengono usate per trapianto, tutto il resto lo utilizziamo per un uso alternativo che oggi stiamo utilizzando molto, è la produzione di gel piastrinico da sangue cordonale. Utilizziamo, escludiamo le cellule staminali e prendiamo le piastrine contenute nel sangue cordonale. Questo creiamo poi un gel che vediamo in foto, viene attivato, è ricco di fattori di crescita e viene utilizzato per la cura delle ferite. Ferite che possono essere di origine traumatica oppure dovute al diabete, perché chi soffre di diabete e non è compensato potrebbe sviluppare delle piaghe soprattutto negli arti inferiori. Abbiamo fatto, non ci inventiamo nulla di fantascienza. Sì, sì. Sì, molto, molto efficace. Non ci inventiamo nulla, ma è iniziato come uno studio in vitro e in vivo questo gel piastrinico autorizzato dal Centro Nazionale Trapianti. Abbiamo pubblicato dei lavori scientifici su Blood Transfusion, dove la Banca del Sangue Cordonale ha partecipato. In pratica la produzione del gel piastrinico è molto semplice, consta di 2 centrifugazioni, escludiamo i globuli bianchi, i globuli rossi e le cellule staminali e prendiamo soltanto il concentrato piastrinico. Lo congeliamo nei congelatori elettrici a meno 80 gradi, quindi non a meno 190 gradi, e poi al momento del bisogno, soprattutto il reparto di chirurgia vascolare e di ortopedia ci sta richiedendo molte unità, tant'è che stiamo arrivando a essere in carenza, quindi aumentiamo, dico anche alla dottoressa, le raccolte, perché non serve soltanto per le leucemie, per i trapianti, ma serve per curare anche altri tipi di problemi. Veramente il cuore è stato... Queste temperature così basse? Allora, le temperature per le cellule staminali si arriva con l'azoto liquido, mentre per il concentrato piastrinico con congelatori elettrici, perché si arriva a meno 80 gradi. Grazie dottore, ma lei prima parlava di chi insomma le ha dato anche l'esperienza, è stata la sua relatrice, giusto, per quanto riguarda la tesi, e poi la dottoressa Conte, che pregherei di accomodarsi qui in pedana. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, ma le faremo, perché la dottoressa è partita tra virgolette con la banca del cordone umbilicale e ora si trova in un centro importantissimo, che è il centro Trapianti, e quindi ci può dare qualche indicazione più. Prego dottoressa, salga qui in pedana, le faccio portare una sedia. Giovanna, per favore, una sedia. No, state. Grazie. Microfono, grazie. Grazie. Sì. Prego, dottoressa. Intanto permettetemi un caloroso saluto a tutti voi presenti. Le socializzo. Un ringraziamento al professore Monti, che riesce sempre a risvegliare la nostra attenzione. E un grande ringraziamento alla signora Franca. Che, vabbè, cosa dire, la mia esperienza, io sono un biologo, sono nata presso il Centro Trapianti di Midollo Osseo molti anni fa, quando ci fu la possibilità, più che la possibilità, la voglia, il tentativo di far nascere questa banca del sangue cordonale, io mi ci sono buttata a capofitto. È stata un'esperienza bellissima, ma devo dire che molto di quello che è stato fatto per quello che siamo riusciti a fare, io parlo della prima fase perché poi l'ho abbandonato per motivi di lavoro,
va veramente il merito alla Disco, perché quello che siamo riusciti a fare, la cosa che io ricordo nel momento in cui è nata questa banca, cioè mettere su questa banca del cordone è stato difficilissimo, e la dottoressa Bucci penso che ti abbia raccontato, perché partivamo da zero, veramente è stato un periodo pionieristico, qualcosa di pazzesco. Ma appena nata la banca, a distanza di qualche mese è nata la Disco. Quindi siamo andati di pari passo. I primi periodi io veramente ricordo di telefonare alla signora Lucio: signora, come facciamo? Ci manca questo, ci manca quello, ci manca quell'altro, ci dia una mano. Ci hanno aiutato tantissimo. Poi c'è quella che è la mission della Disco, cioè diffondere la cultura della donazione. Cioè la signora Lucio è riuscita nel giro in 2 anni, mi ha fatto fare tanti di quei chilometri che voi non potete immaginare, riusciva a organizzare un convegno ogni sabato. Abbiamo fatto dalla Locride al Catanzarese, al Cosentino, siamo arrivati a Trevisace. Quanti chilometri abbiamo fatto? Però è stato bellissimo che riuscivamo a parlare, a raccontare le nostre, soprattutto le nostre prime esperienze, a delle persone che ancora non conoscevano l'argomento, ma che erano molto interessate. È nata così veramente, ed è stato, per me è stata un'esperienza bellissima, 6 anni veramente, insieme alla dottoressa Lucio ovviamente, 6 anni che mi hanno gratificato tantissimo. Poi niente, il lavoro costringe a fare certi percorsi, e il mio centro trapianti, sempre il mio centro trapianti nel mio cuore, dovevo dovuto abbandonare, perché il centro trapianti ovviamente il lavoro richiedeva anche la mia presenza, non perché ci sono dei punti di contatto, e ci sono molti punti di contatto. Quali sono molti punti di contatto? La frase che disse Monsignor Screccia quando definì il cordone umbilicale un piccolo serbatoio di cellule staminali nel nostro organismo, in realtà il nostro organismo ha un serbatoio di cellule staminali, che sono le cellule staminali e quello midollare, oltre a quelle del cordone umbilicale. Quindi noi distinguiamo praticamente, ovviamente il primo trapianto di midollo, i trapianti di midollo osseo sono nati dalle cellule staminali del cordone, infatti come il dottore Foti ha ricordato soltanto nel 1888 si è cominciato a ragionare in termini di sangue cordonale. Però il trapianto di midollo osseo è stato fatto, lo si fa ancora, con le cellule staminali del midollo osseo. Ci sono i vantaggi e gli svantaggi. Il cordone ha tantissimi vantaggi e, come Gianni ha messo in evidenza, uno degli svantaggi è quello di contenere poche cellule staminali. Ovviamente il trapiantologo, nel momento in cui deve fare un trapianto, se si tratta di un bambino, e allora è facile gestire, perché a seconda del peso del bambino quello può essere, insomma, un peso molto, molto relativo, quindi il cordone si presta benissimo. Quando invece il paziente adulto che ha un certo peso, allora si preferisce ricorrere al midollo osseo, ma oggi ancora di più alle cellule staminali periferiche. C'è la possibilità, se c'è un donatore, di somministrargli un farmaco e fare in modo che le cellule staminali dal midollo passino nel sangue periferico. Queste vengono raccolte, portate in laboratorio, preparate, e con queste si fa quello che noi definiamo il trapianto del midollo osseo. Quello che vorrei mettere in evidenza per quanto riguarda il centro trapianti, noi, e lo dico con un certo orgoglio, siamo il centro unico regionale trapianti della regione Calabria. I percorsi, vorrei farvi capire quanto sia importante la donazione, ecco perché mi chiede che cosa c'è in comune, moltissimo. Tenga conto che il dottore Foti l'ha messo in evidenza, il 30% di pazienti non ha un donatore competente. Ancora molte, io vorrei farvi capire un attimino, nel momento in cui arriva un paziente che ha una patologia, diciamo leucemica in generale, il primo tentativo che si fa è il tentativo con la chemioterapia. Molti rispondono bene, fortunatamente. Per chi invece non risponde bene al trattamento chemioterapico, la chance è il trapianto di cellule staminali emopoietiche, possono essere di qualunque origine, cordonale, periferiche o midollare. E la prima cosa che noi andiamo a fare al centro trapianti è cercare un donatore. Abbiamo parlato di compatibilità, le cellule devono essere molto vicine dal punto di vista molecolare, altrimenti si rischia rigetto. Quindi la prima ricerca di un donatore per un paziente viene fatta nell'ambito familiare, perché la speranza è quella di trovare un donatore familiare che sia il più possibile compatibile con il nostro paziente. E fino a
5 anni fa, in effetti, gli unici donatori potevano essere i fratelli, in genere, più, erano quelli che, tra i quali, tra i fratelli si poteva trovare un donatore compatibile. Ho visto qua che avete fatto vedere un articolo molto importante, è quello del trapianto acroidentico. Da circa 4-5 anni è venuta fuori una strategia trapiantologica che permette di fare un trapianto. Prima non si poteva fare, trapiantare le cellule del papà o della mamma ad un bambino, perché la compatibilità, come ha detto Gianni, è del 50%. Oggi con questa strategia di trapianto che si chiama trapianto aproidentico è possibile fare un trapianto anche quando la compatibilità non è al massimo, quindi con una compatibilità parziale. Quindi questo ha aperto anche un grande scenario. Noi stiamo trapiantando nell'ambito familiare cugini, cioè i cugini, ritroviamo una compatibilità che è possibile per il trapianto fra cugini. Comunque alla fine c'è sempre un donatore dietro, e c'è sempre un donatore che esprime la propria, dà il proprio assenso alla donazione. Poi c'è l'altro grande scenario, che è quello dei donatori, dei pazienti che non trovano un donatore, che non hanno un donatore. E quindi lì si fa ricorso al cordone ombelicale, ma si fa ricorso anche nel mondo, ci sono qualcosa come circa 30 milioni di donatori di midollo osseo. Ci sono 30 milioni di persone che hanno deciso di diventare donatori di midollo osseo. In quest'anno noi abbiamo fatto ben 10 trapianti allogenici utilizzando dei donatori che sono sparsi nel mondo. Un po' è il contrario di quello che succede con il donatore. Noi abbiamo al centro trapianti una persona che lavora e vive nell'ombra, ma credenti, di una persona che dà la vita per questa cosa, ed è il dottore Console, che lei ha conosciuto, signora Franca, che veramente è una persona che, oltre al suo lavoro di medico trapiantologo, si dedica alla ricerca dei cordoni, dei donatori per i pazienti che non hanno un donatore compatibile. Il percorso è sempre lo stesso. Ci sono questi donatori, c'è un centro praticamente di raccolta dati, che è lo stesso che l'ospedale Galliera, si fa una prima ricerca presso questo centro, dopodiché viene fatta, se non viene trovato in Italia, il donatore viene ricercato all'estero. Quest'anno noi abbiamo fatto 10 trapianti allogenici con cellule che sono arrivate dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dalla Germania e donatori italiani. Non più tardi di un mese fa, però, abbiamo fatto la cosa al contrario. Una paziente brasiliana ha ricevuto cellule di un donatore calabrese. Quindi capite come questa attività è un'attività in continuo, c'è una continua dinamica. Giovedì noi faremo un trapianto allogenico per una nostra paziente, una signora calabrese, le cellule arriveranno da Boston. Qui Boston, dagli Stati Uniti. Dottoressa, che cosa... Qual è il piacere di fare questo lavoro? Ecco, magari qualcuno sentendo parlare, però anche io un po', ogni tanto, cioè qual è la parlare di malattie, dobbiamo sfatarlo un po', la malattia purtroppo ci accompagna, quindi dobbiamo cercare di sfatarla, e soprattutto dobbiamo sfatare l'idea che se si parla di una leucemia, permettetemi, ma se si parla anche di un tumore in generale, oddio, già si vede nero. Certo, non è un bel percorso, però non bisogna subito pensare che non ci sono speranze, che non c'è possibilità. Si tratta sicuramente di patologie importanti, si tratta di patologie che coinvolgono le famiglie, che creano una serie di problemi, figurati, le conosciamo e come. Però bisogna sempre pensare che una possibilità c'è, e lo vediamo, io lo vedo quotidianamente nella nostra attività. Noi facciamo qualcosa come 100 trapianti l'anno. Certo, non si può dire che il trapianto risolve i problemi al 100%, che tutti i pazienti superano la malattia, ma c'è un'elevatissima percentuale di pazienti che riesce ad affrontare e superare la malattia. Qualche mese fa è venuto al controllo un ragazzo che adesso ha 28 anni, ma ne aveva 18 quando ha fatto il trapianto. E quindi sono 10 anni che questo ragazzo sta benissimo. Quindi per queste persone che possono ritornare ad avere una vita più o meno normale, vale la pena altro che di impegnarsi fino in fondo. Una domanda
Buonasera, sono un medico di pensione, un medico di famiglia, e la mia domanda è questa: le cellule staminali sono totipotenti, sono utilizzabili per ottenere cellule di diversi tessuti, per esempio del sistema nervoso, per esempio dei muscoli, del fegato e così via. Anche per quanto riguarda la cornea si sta lavorando parecchio. Allora, quella caratteristica che si chiama plasticità. Certo. Sono delle cellule che, a seconda di dove noi le mettiamo, sono del midollo osseo. Totipotenti sta a significare che possono diventare certo. E si è visto che se vengono prese e messe in un altro ambiente, tanto per dirle, all'interno dell'osso, queste cellule nel microambiente si trasformano in osteoclasti, cioè in cellule delle ossa. Lo stesso succede per il sistema nervoso. Per quanto riguarda il Parkinson, per esempio, solo che per alcune patologie, per alcune situazioni si è visto, noi come centro trapianti abbiamo fatto una serie di esperienze, abbiamo praticamente trasferito delle cellule staminali di origine midollare in un paziente che aveva avuto un grave incidente, aveva perso una notevole quantità di materia ossea. E abbiamo messo su questa tecnica, per cui le abbiamo impiantate, non noi le abbiamo preparate, l'ortopedico le ha impiantate nell'osso, e si è visto a distanza di qualche mese che quest'osso ha cominciato a ricrescere. Non le dico l'ortopedico, quando il dottore Topa, quando vide dopo un mese questa radiografia, ha girato per tutto l'ospedale perché non ci credeva. Fratture che si guariscono perfettamente. Sì, infatti. Questo è stato dimostrato, noi lo abbiamo anche fatto, è stato fatto anche nelle arteriopatie del diabetico. È quella che si chiama però terapia cellulare, che esula dall'attività insomma, di pura di trapianto e diventa terapia cellulare. Il centro trapianti è autorizzato anche all'espletamento delle terapie cellulari. Parecchie ricerche per quanto riguarda le beta cellule del pancreas. Ci sono tantissime, sì, le beta cellule del pancreas sono sicuramente delle cellule staminali. Certo. Bisogna vedere però, il problema è vedere a lungo termine come si possono comportare. Certo. Però gli studi in questo senso sono tanti. Le cellule staminali del cordone ombelicale e del midollo hanno caratteristiche diverse per questi fini, per differenziarle, sperimentalmente utilizzarle nelle diverse patologie degenerative. Allora, lei deve pensare, diciamo che le cellule staminali del midollo, del cordone, sono delle cellule che noi riteniamo cellule adulte, che quindi per una certa, per quello che è l'impiego che viene fatto in trapiantologia, sono delle cellule già commissionate. Quindi sicuramente hanno una totipotenza, però le ripeto, ancora soltanto in alcuni ambiti possiamo dire che possono essere utilizzate per poter ottenere poi utilizzate nella terapia cellulare. Le prospettive per il futuro? Io personalmente ci credo tantissimo, perché ho visto in effetti, però il problema è a lungo termine come si possono comportare, quindi su questo sono orientati gli studi. C'è un'altra domanda? Per i dottori, per i biologi in particolare, è una cosa molto interessante. Cioè, volevo chiedere io se mi confermano che in Italia si sta sperimentando per l'uso per la rigenerazione delle cornee con la cellula staminale. E poi volevo chiedere un'altra cosa, perché passando dagli steccati italiani oltre confine, mi pare che in Germania e in altre nazioni si fa largo uso a livello sperimentale. Siccome noi siamo sempre molto guardinghi, e allora gli steccati si alzano e quindi noi forse arriviamo poi alla fine. E infatti mi riallaccio alla domanda del dottore, che in parte ha bruciato la mia, ma naturalmente volevo chiedere appunto questo. Mi pare che in Germania per le patologie neurodegenerative si usino proprio le cellule staminali, mentre in Italia è vietato. Volevo sapere il vostro parere, grazie. E poi c'è la domanda di Maria, così poi possono rispondere. Tanto dobbiamo prendere atto di quella che è la legislazione italiana. Secondo dottoressa, così no. Faccio fare anche l'altra domanda per rimanere. Chiedo scusa, io praticamente ho due protesi alle ginocchia, no? Adesso ho uno scollamento di protesi che dovrei essere rioperata.
perché l'osso si è staccato, si è consumato vicino alla protesi. Mi diceva il dottor Lapparini, bisogna rioperare. Si possono utilizzare le cellule staminali per far crescere l'osso vicino alla protesi, voglio dire, per evitare un intervento così devastante perché è tremendo? Allora, guardi, dal punto di vista, tutto quello che si può fare, deve essere prima, ovviamente, sperimentato, quindi studiato, sperimentato e dimostrato, bisogna dimostrare l'efficacia di una cosa, andiamo a fare l'impiego del cellule staminale. In questo momento, almeno in Italia, ma le posso assicurare che praticamente nell'intero panorama medico internazionale non c'è una procedura che sia, come posso dire, che sia stata sperimentata per la quale si possa dire usiamo le cellule staminali per fare ricostruire l'osso e quindi evitare l'intervento per la protesi. Che ci siano tanti studi in questo senso, sì. Che gli ortopedici attualmente facciano un uso di cellule midollari per di piccole quantità di cellule midollari è anche vero. Tant'è che a Firenze già 5-6 anni fa, anche più, è stato fatto appunto questo impiego di cellule midollari, quindi cellule staminali, è stato fatto. Però sono piccole nicchie, diciamo, aree di nicchia, zone di nicchia dove si fanno delle sperimentazioni, dove il paziente viene informato, si sottopone. Però dire che ci sia un uso dimostrato da un punto di vista scientifico e quindi del quale si hanno tantissimi dati, ancora non lo possiamo dire. Ecco perché bisogna andarci con i piedi di piombo. Purtroppo in questo momento non posso dire che lei poteva denunciare l'intervento. Prego, dottore, volevo aggiungere una cosa, per fare il paragone con l'Italia e l'estero. Innanzitutto il sistema sanitario. Il sistema sanitario in Italia è pubblico e gratuito, all'estero ci sono le assicurazioni, è privato e c'è un mondo di economia che gira intorno. All'estero si punta molto alla ricerca, ci sono fondi e fondi dati alla ricerca, ecco perché l'Italia arriva un po' in ritardo, non perché siamo ignoranti o perché non abbiamo le capacità, ma purtroppo nel nostro piccolo, la dottoressa Ponteri, per avere un microscopio o per avere uno strumento banale, si passa mesi e anni. Ecco, anche i soldi ci sono, però vengono spesi male. Gli italiani vanno all'estero. Sì. Allora io vi volevo fare notare una cosa. Allora, quando abbiamo pensato di abbinare la mostra questa sera, io subito ricordandomi, non nasce mai niente per caso, il rosso, che è il colore della disco, il colore della donazione, no? Questo elemento, no, del DNA che si muove, no, che è in movimento, e allora subito io dissi è la mostra giusta per abbinarla, è la mostra del nostro Raffaele Santoro, che è un silenzioso, come voi potete vedere, parleremo noi insieme a Marisa. E questa opera, qui Francesco per favore mi sta portando, guarda caso, io ve la faccio vedere, dimostra che cosa è proprio questa esaltazione del senso della vita. Quindi ho subito pensato e immaginato che questa mostra potesse proprio dare il senso di quello che noi stasera andiamo a dire. Intanto Raffaele Santoro è un artista che lavora in questo caso, in questa mostra, lavora in legno e conosce quelle che sono le sue proprietà. Per proprietà organolettiche del legno intendiamo quelle che sono le superfici, quelle che sono le elaborazioni, quelle che sono anche le reazioni del legno stesso. E poi questo legno viene trattato con il rosso, che è un colore naturalmente caldo, però che appartiene alle dinamiche dell'artista in questione. Come notate, il rosso lo si ritrova sempre, è legno combusto, cioè legno che è sottoposto a quello che è il piacere del fuoco, perché il fuoco cerca di deformare determinate parti, ne enfatizza alcune, ne infuoca altre, per cui si può inserire questo artista che è originario di Catanzaro e che fa proprio questo lavoro anche addirittura dall'intaglio all'informale, quindi l'informale che cos'è? Assenza di forma e presenza di contenuti. La sua comunque è un'arte gestuale.
gestuale, perché in ogni quadro che poi io vi invito un po' a guardare ritroverete delle iconografie diverse, anche iconografie del sacro, per esempio i quadri quelli più piccoli che si trovano in fondo alla sala, troverete una sacralità in oro e argento dove tra l'altro degli elementi di richiamo, ecco, di demarcazione tra una superficie e l'altra rinchiudono proprio quello che è la sacralità del momento della sua operazione, della sua operazione pittorica. E mi sembrava insomma interessante farvi notare proprio come questa ricerca dell'origine è il punto di partenza dell'artista, e in ogni opera che lui ha realizzato c'è sempre un punto focale, cioè un punto da cui poi si dipana tutta diciamo, la realtà circostante. C'è sicuramente nell'artista il tema dell'immaginifico, cioè dell'utilizzare, del trovare il rapporto tra la realtà e l'immaginazione, ma c'è anche che cosa? Tanta silenziosità del suo lavoro, perché essendo un artista che lavora nel silenzio, poi tra l'altro questo silenzio fa da contrasto con questi rossi accesi che permeano la retina dell'osservatore, vero Marisa? Tu come hai conosciuto Raffaele? Intanto non ti aspettavi una serata del genere e con questi personaggi di livello. Infatti notavo Marisa che attentamente è rimasta incantata da questo mondo della disco, che lei non conosceva sicuramente. Sì. È vero, intanto mi congratulo proprio con te per questa serata veramente fantastica, veramente molto interessante questo dibattito con queste persone, e io devo dire che mi trovo sempre alle Muse, trovo sempre un'emozione particolare, perché siete tutti fantastici. Quanto al nostro amico Raffaele, e come tu hai già detto, viene questa sera a raccogliere il frutto della sua vita, chiamiamola vincita, di questo premio che è riuscito a prendere durante queste estemporanee che si è svolta a Catanzaro nei pressi della Galleria Zeus. Raffaele fa parte dell'associazione Arte Club Accademia, della quale io sono il presidente. E a questo punto io devo ringraziare il presidente di questa galleria per aver concesso questo spazio per questo, diciamo, questo premio. E la cosa interessante però è da notare una cosa, che mentre magari i nostri artisti reggini sono più figurativi, ecco, dalla Calabria centro-nord sono più degli sperimentatori, e Raffaele appartiene a questa sperimentazione, tra l'altro non solo il senso della vita, Raffaele, anche tu Marisa Cicchitano, sì, sto elabori un poco cambiando, ho iniziato con il figurativo, con il paesaggio, come ovviamente fanno tutti gli artisti, e adesso sto andando verso un'altra direzione. Volevo dire qualcosa su Raffaele. Sì. Che Raffaele potrebbe sembrare a prima vista una persona riservata, molto riservata, ed è apparentemente così, perché artisticamente invece è vigoroso, come effettivamente dimostrano questi rossi, le sue opere. Io ho alzato il pannello dietro perché se voi vi girate guardate questa grande origine che c'è circolare, questo grande pannello decorativo dietro alle nostre spalle. Come vedete c'è sempre questa ricerca, no? Un po' di gretto, la colatura, e poi queste superfici che sono scavate, incise, sono quasi cesellate, no? E però ecco, un cesello endogeno, potremmo dire, che va alla ricerca di che cosa? Della bellezza e della particolarità. Come notate, ecco, la combustione di questo legno indica il vissuto, no? il tempo che passa e che naturalmente insomma si ritrova all'interno di queste tele. Infatti io potrei dire che la sua attività è autografica e si potrebbe definire una scrittura privata scandita da spinte interne.
attraverso il gesto e il segno, e il segno tramite la materia e il colore. E questo che io ho colto, diciamo, in sintesi da queste opere, che effettivamente poi il nostro critico sta ampliando in maniera eccellente. Comunque, questo è l'applauso a Raffaele, perché non vuole parlare, perché però lui stesso non aveva capito l'abbinamento di questa mostra, e lui stesso, mentre quando già parlava la signora Branca, lui stesso ha pensato a quest'opera, dice: questo è sicuramente il senso della vita che la mia arte vuole raccontare. Io dico questo, che stasera sicuramente abbiamo identificato un messaggio, che è il messaggio del senso della vita, che è il senso della vita attraverso poi uomini e donne del nostro tempo, che insomma c'è chi lo racconta attraverso l'esaltazione dell'arte, attraverso l'esaltazione di quello che un po' i propri talenti, c'è chi invece porta avanti un messaggio che senza certi presidenti non potrebbero esserci, nel senso che lui stesso prima vi ha detto una cosa molto cruda. Dice: da noi quando parlava la dottoressa Montari si diceva, insomma, non esistono queste assicurazioni che creano, no? Perché sapete che in America, così come all'estero, chi è che si può curare? Solamente chi ha il potere economico, perché naturalmente queste assicurazioni, addirittura io sentivo parlare una volta la figlia di una nostra socia, che è Antonella Arcidiaco, che sta in America, ecco, addirittura per pagare questa assicurazione privata i soldi vengono direttamente prelevati dalla busta paga, proprio perché è talmente onerosa questa assicurazione, solo chi ha questa assicurazione potrà. Quindi io credo che all'insegna della gratuità si possano mandare avanti ostetriche come l'amica in questione, che poi ci ha raccontato una cosa molto pratica, come in fondo l'ostetrica, no? Chi è un intermediario che aiuta e porta avanti, però c'è bisogno anche della scienza. E la dottoressa, insomma, che ha giocato poi da una parte e ora gioca dall'altra, perché insomma sono due ruoli importanti, ci danno il senso di quello che noi stasera abbiamo voluto raccontare. Magari la pittura, la prossima opera che il nostro artista farà, il nostro Raffaele Santoro farà, probabilmente sarà sempre il rosso, ma guarderà oltre questo senso dell'origine che queste tavole combuste vogliono raccontare a noi. La vicepresidente conclude solitamente le nostre manifestazioni, perché ci dice la ricetta giusta per tornare a casa. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Professoressa Pristeri non ha nessuna domanda stasera da fare, la deve trovare, perché se no, prima che arriva qui, stasera la deve trovare, la trovo ogni domenica e anche stasera la deve trovare. Domande no, devo solo congratulare con le persone che si impegnano così tanto, perché la donazione è sempre qualcosa di eccezionale, di fantastico, lavorare per gli altri e per la salvezza degli altri credo che debba essere soltanto considerato meritorio e ricevere un applauso fortissimo. Dottore, vuoi aggiungere, perché quel dibattito si apre sempre alla fine. Io vorrei aggiungere una breve considerazione, sì. Il fatto che sperimentatori hanno utilizzato le cellule staminali nell'infarto miocardico, ebbene nelle primissime fasi dell'infarto le cellule staminali riescono a ricostruire totalmente il tessuto miocardico, quindi una guarigione completa se viene realizzata nelle primissime fasi dell'infarto, il tessuto miocardico rigenera totalmente, una cosa incredibile. Dottoressa, vuole dire qualcosa a lei? Prego. Il dottore ha messo il dito sulla piaga. Deve sapere che il centro Bianchi ha fatto una sperimentazione con Sant'Anna Hospital che è andata avanti per quasi 4 anni. E il titolo dello studio era appunto il canto di cellule staminali nell'infarto del miocardio. In effetti abbiamo avuto delle risposte positive, però poi alla fine si è concluso che non,
non era più il caso di fare un intervento del genere per poter recuperare. Quindi non vorrei esaltare un po' troppo la figura di queste cellule staminali, perché altrimenti rischiamo di cadere un pochino. Sì, hanno delle proprietà, però il ricostituire in toto il tessuto miocardico, no. Hanno, si è visto che davano una, noi l'abbiamo visto appunto, che c'era una rigenerazione di una porzione del tessuto, però alla fine, infatti, tirate le somme, il cuore non aveva recuperato. Il cuore non aveva recuperato. E appunto le informazioni che si danno sono delle informazioni che purtroppo poi alimentano delle cose. Possiamo fare una domanda al dottore? Sì, si può fare la domanda. Ti vogliono fare una domanda, Raffaele, per devi rispondere. Io rispondo. Dice che risponde in privato perché è molto. La domanda che volevi fare, ti prego, professore. Volevo chiedere se lei si è ispirato in qualche modo a Burri. No, io amo Burri come amo tantissimi altri artisti, però diciamo che la ricerca parte da molto lontano, quindi fare riferimenti precisi è inesatto. Quindi lui è, tra l'altro ieri vedevo del materiale che sta facendo per esempio delle console di taglio bellissime, quindi che dimostra che non è quanto l'informale si fa, cioè l'informale si arriva, no? Perché oggi ci sono artisti che arrivano a fare l'informale, l'astratto, perché non sanno fare il figurativo. No, io parto proprio dal figurativo, poi c'è stata un'evoluzione nel tempo. Infatti quello che accennavo io prima, io ho iniziato come tutti gli artisti, perché tutti gli artisti, da Duchamp, da Cézanne, tutti quanti hanno iniziato a fare il figurativo, questa metodo era funzionale. Io volevo fare una proposta qui a Marisa, la signora Franca, vediamo che dice, le cose nascono così. Allora, visto che poi io propongo questo, allora Marisa, pure un bel numero di artisti, una bella galleria, eccetera. Intanto se vorranno donare un'opera per l'asta che ci sarà a ottobre, poi l'asta più che altro è il sorteggio, non ho sbagliato io, però proprio per parlare di promozione della vita, del cordone umbilicale, eccetera, su questo rosso e sulla donazione si potrebbe fare una mostra, che la facciamo prima a Catanzaro nella sua galleria, poi facciamo venire la signora Franca all'inaugurazione, ma anche la dottoressa, insomma, così facciamo, e così portiamo questo messaggio. Io non so a Catanzaro come siete rappresentati. Sì, c'è la sezione territoriale. E quindi cerchiamo di avvicinare la sezione territoriale di Catanzaro, parte da Reggio, solliciteremo i nostri artisti magari quest'estate. E così poi noi andremo col pullman e vediamo quello che possiamo fare per l'estate. Sono possibili che danzeresti a queste cose, ma ne danne altre. E quindi vediamo di fare una mostra sul, non vorrei dire, ecco, sul cordone umbilicale, nel senso sul dono, sulla vita, e in quell'occasione facciamo la presentazione e la promozione di questa cosa. Non so quasi la direttrice della galleria accetta. E quindi l'applauso per le idee nascono nel party. Allora, vicepresidente, conclusione, come ce ne andiamo stasera? Come al solito, sicuramente arricchiti, no? Dall'entusiasmo, comunque dalla generosità dei protagonisti di questa sera, perché abbiamo avuto l'idea che ognuno di loro faccia il loro lavoro, la disponibilità, la generosità della signora Reda la conosciamo perché da anni è ospite delle Muse, parte integrante, quindi apprezziamo sicuramente questa grande sensibilità, perché donare il midollo osseo non costa niente, e comunque regala il dono della vita, io dico, con la vita nella vita, prosegue questo legame, questo filo di vita, un senso della vita che anche le opere che apprezziamo del nostro artista con questo rosso fa leggere chiaramente in fiamma, possiamo dire, il nostro animo, così come la generosità dell'accoglienza,
di questo dono della, come dire, del cordone. Quindi spieghiamo, no? Siamo sicuramente vicini nelle nostre possibilità per la vostra ricerca, perché certo la ricerca è molto importante, aiuta anche ad alleviare anche, no, la qualità della vita, e quindi siamo molto vicini a voi che sapete guardare al di là, diciamo, quindi la vostra sensibilità, il vostro, la vostra vicinanza alla nostra sanità è molto bella. Quindi grazie a tutti voi. Quindi noi vi ringraziamo, grazie a tutti, grazie ancora. Noi ci vediamo domenica prossima alle 18 per parlare di Foglio con tanti ospiti. Grazie a Merito TV, buonanotte a tutti e grazie ancora. Ci dobbiamo fare una